Un saluto a tutti gli amici di BCTV da Borgo Valsugana. Questa nel weekend è stata veramente la capitale del ciclismo giovanile italiano. Quasi un migliaio di atleti tra esordienti, allievi, maschile e femminile si sono sfidati su queste strade. Alle mie spalle vedete c'è il foglio firma della Coppa d'Oro. Andiamo quindi subito a vedere il primo servizio di puntata per scoprire com'è andata proprio la Coppa d'Oro e la Coppa Rosa, l'equivalente femminile di questa gara che si è corsa sabato mattina. Samuele Rubino del Pedale Ossolano ha vinto la 49esima edizione della Coppa d'Oro di 87,5 km. In seconda posizione si è piazzato Samuele Manfredi del Luccica Alassio, alle sue spalle Andrea Piccolo dell'Abbiate Grasso. Nella prima parte di gara non ci sono stati attacchi degni di nota e dopo 47 km il gruppo era compatto. Negli ultimi 40 km la gara ha iniziato però ad animarsi. In vista della salita del Telve, vicentino Marco Frigo ha tentato l'azione solitaria. Quando aveva un vantaggio di circa 15 secondi hanno iniziato a muoversi migliori. Al termine della salita sulla testa sono rientrati Rubino, Manfredi, Piccolo, Crescioli, Roberti e Garbini. Questo attacco ha colto di sorpresa il gruppo, mentre i 7 battistrada sono andati a giocarsi il traguardo volante dedicato ad Antonio Orsani. A quel punto il plotone aveva già un ritardo di 30 secondi, che poco dopo sono diventati 44. Tutti si aspettavano un attacco di Rubino, che puntuale è arrivato. Sulla salita del Telve il corridore piemontese ha risposto a uno scatto di Giosuè Crescioli. Dopo aver superato l'atleta toscano, Rubino se n'è andato tutto solo e scollinato in prima posizione. A 3 km dal traguardo aveva 26 secondi sugli immediati seguitori. In discesa, Samuele Rubino ha dato tutto e è arrivato all'ultimo chilometro con un vantaggio più che rassicurante. Dopo l'ultima curva a 200 metri dall'arrivo, Rubino ha alzato le mani e ha percorso il rettilineo finale tra gli applausi del pubblico. Poco dopo sono spuntati gli altri 6. Samuele Manfredi ha avuto la meglio su Andrea Piccolo e a seguire si sono piazzati Giosuè Crescioli, Nicola Garbini, Luca Roberti e Marco Frigo. Era un prototipo del campionato italiano, tutti controllavano i favoriti, così sul primo Telve ho preso anche un po' lo spunto dall'anno scorso, ho attaccato, ho fatto selezione. Nel momento in cui ci siamo raggruppati sulla strappo di Roncegno sono partiti questi 7 e io mi sono riuscito a rientrare su di loro e poi siamo riusciti ad arrivare ai piedi dell'ultimo Telve tutti insieme, in fuga e poi dopo sulla salita ho dato tutto quello che avevo. Qual è il segreto della Coppa d'Oro? Ma credo che il segreto è la tradizione, prima di tutto, perché va avanti ormai da 50 edizioni, perché 49esima, l'anno prossimo c'è la 50esima, e quindi è ormai un appuntamento veramente segnato col circoletto rosso da tutte le squadre, a tutti i corridori. L'altra cosa è la capacità anche nostra, questo bisogna dirlo, di fare sempre dei piccoli aggiustamenti e delle piccole modifiche. Nel corso degli anni il percorso è stato modificato, è stato indurito un po', è diventato un po' più tecnico, proprio perché avevamo notato che il percorso tradizionale magari portava volate di gruppo, quindi magari non poteva emergere forse il più dotato, il più forte in quel momento della categoria. Noi facciamo la Gran Fondo Coppa d'Oro, che è il 9 ottobre, come hai ricordato tu, con partenza dalle Vico Terme, esclusivamente per cercare di finanziare le nostre manifestazioni giovanili. Noi facciamo la Coppetta, che con più di 1000 ragazzini al via, il weekend della Coppa d'Oro, che altri 1200 ragazzi al via. Quindi sono manifestazioni importanti che costano ovviamente proprio per la questione organizzativa. Per quello che riguarda la Gran Fondo, noi crediamo che ci possa essere questa sorta di mobilitazione anche degli amatori che possano pagare la tassa di iscrizione, proprio perché sanno che questa andrà interamente per il ciclismo giovanile. Idee per il 50esimo, abbiamo qualche idea, sicuramente ci sarà da valutare qualcosa, vedere se riusciamo magari a portare i vecchi vincitori della Coppa d'Oro il più possibile. Abbiamo persone del calibro di Bugno, di Saronni, di Basso, quindi lo stesso Ulissi, quindi abbiamo una bella base su cui partire e poi creare qualcosa di interessante. La tedesca Franziska Koch ha vinto la Coppa Rosa 2016 di Borgo Valsugana. Sul podio la campionessa italiana in carica Vittoria Guazzini della PRD Impa San Vincenzo ed è terza Anna Ludwig, anche lei tedesca. Durante la maggior parte della gara le allievi hanno pedalato ad un'andatura non particolarmente elevata.
L'unico attacco degno di nota è stato quello di Gemma Sernissi, che a due giri dal termine si è avvantaggiata sul gruppo. Il distacco però non è mai salito oltre il mezzo minuto. La Toscana è stata ripresa pochi chilometri più tardi. Sulla salita del Telve, posta a 2 km dal traguardo, è arrivato l'attacco decisivo. Vanno via 5 atlete. Sono le tedesche Anna Ludwig, Riccarda Bauerfin e Franziska Koch e le italiane Vittoria Guazzini e Alessia Malvason. Come prevedibile, le tedesche lavorano da squadra e in volata la Koch ha avuto vita facile. Vittoria Guazzini ha dovuto accontentarsi del secondo posto su Anna Ludwig. Quarta posizione per la friulana Alessia Valvason, quinta Riccarda Bauerfin. Alle spalle delle cinque la prima è stata Camilla Alessio del Conscio Pedale del Sile a 16 secondi. Poi arrivano Gemma Sernisi e Sofia Olivetti. Tell me something about the race. How do you win? At first we have to ride four rounds which were flat, and then the last round we drive a mountain, and the German team drive in the front, and we drive our tempo, and at the top we only were five riders, three was German, and so one right in the front the last kilometer. I was on the position two, then there came two Italian, and then I know I have to ride in the front, and the last 250 meters I only ride in front, and then I run at the finish line. How do you feel now? I feel very happy. I don't think that we can reach so much, and I'm very proud of the whole team that we are three riders in the top of five, and it's I can believe it. Vittoria Guazzini, seconda classificata. C'è sempre quella domanda che facciamo un po' noi anche stupidamente, se è più la gioia o il rammarico, perché sei la prima delle italiane ancora una volta, però oggi la tedesca è andata più forte. Beh, sicuramente sono contenta per il risultato ottenuto, però il rammarico è molto, perché ci tenevo tanto a questa gara, forse più che il campionato italiano. Sono 4 anni che avevo voglia di vincere e non ce l'ho mai fatta. Quest'anno però ci sono andata particolarmente vicino, ma comunque tutta la nazionale tedesca oggi è andata veramente forte, infatti alla fine erano in 3 su 5, quindi si sono meritate il risultato, ma va bene così. Coppa d'Oro e Coppa Rosa erano le gare riservate agli allievi, ma qui a Borgo Valsugana hanno corso anche gli esordienti nel pomeriggio e nella serata di sabato con la Coppa di Sera. Quindi nel prossimo servizio andiamo a vedere ben 3 gare. Con gli esordienti primo anno sono stati loro ad inaugurare la Coppa di Sera nella gara vinta da Manuel Oioli della Nuovi Orizzonti. Dopo di loro è toccato alle donne esordienti, ha vinto Eleonora Gasparrini in maglia tricolore. In maglia tricolore ha vinto anche Francesco Calì, la gara riservata agli esordienti secondo anno. Andiamo a vedere il servizio. Erano soprattutto due i nomi che più si attendevano sul traguardo di Borgo Valsugana, quello di Nicolò Costa Pellicciari e quello di Manuele Oioli, autentici dominatori della stagione in corso. Come possibili outsider c'erano sicuramente gli atleti di casa del Veloce Club Borgo, Dalvai e Andreaus, ma alla fine a vincere è stato ancora lui, Manuel Oioli. Dopo aver scollinato con un margine di 15 secondi sul Roncegno, il portacolori della Nuovi Orizzonti ha guadagnato anche in discesa prima di tagliare solitario il traguardo. Alle sue spalle si sono piazzati Nicolo Costa Pellicciari e Andrea Dalvai, e quindi Gabriele Raccagni, Matteo Consolini, Marco Andreaus, Gabriel Fede, Riccardo Chesini, Antonio Spanna e Alfonso Grammegna. Manuel Oioli, 22 vittorie stagionali, ma forse mancava la ciliegina, mancava la vittoria nell'appuntamento importante, forse nell'italiano non ti avevamo visto, stavolta invece è come che ti abbiamo visto, hai staccato tutti sul Roncegno e te ne sei andato. Sì, di sicuro questa è la vittoria più soddisfacente e bella dell'anno, perché l'appuntamento importante italiano non è andato come volevo e ci tenevo a riscattarmi qua, e sono riuscito. Sono partito agli ultimi 200 metri dello strappo, ho fatto il buco subito e poi ho reso tutto fino all'arrivo, sono riuscito a vincere. Raccontami come hai gestito questi chilometri, perché da radiocorsa appare che proprio hai fatto la differenza in discesa e in pianura, quasi ancora più che in salita. Sì, perché in cima alla salita non avevo un grande vantaggio, avevo massimo 10 secondi. Poi in discesa mi sono messo, ho fatto più velocità possibile e in pianura ho fatto un cronometro e sono riuscito a guadagnare ancora di più.
Francesco Calì del Sozzigalli ha vinto la Coppa di Sera 2016 tra gli esordienti del secondo anno. Sul podio vanno in seconda posizione Giovanni Reghin del Veloce Club Montebelluna e in terza Davide De Pretto del Velo Club Schio. Fin da subito hanno attaccato in tre: Giovanni Reghin, Aaron Antonetti e Davide De Cassà. Il gruppo lascia loro fare mentre il vantaggio cresce. All'inizio dell'ultimo giro i battistrada avevano ben 52 secondi di vantaggio sul gruppo e sembrava che sarebbero stati loro tre a giocarsi la vittoria, ma sull'ultima salita di Roncegno si rimescolano le carte e i tre vengono presi. All'arrivo alla meglio il favorito numero 1, Francesco Calì, che ha battuto Giovanni Reghin e Davide De Pretto. A seguire Bagatin, Motta, Piras, Dati, De Cassan, Cao e Cometti. Francesco Calì, hai vinto la Coppa di Sera 2016 nella categoria esordienti secondo anno. All'ultimo giro ce n'erano tre in fuga, avevano quasi un minuto di vantaggio. Poi come avete fatto ad andarli a prendere? Tutti quanti credevamo di aver perso la gara, soprattutto io. Ridevo e scherzavo con i miei compagni più forti, sapevamo che ci saremmo giocati il quarto posto, ma all'improvviso sono iniziati scatti contro scatti, soprattutto nell'ultimo rettilineo prima della salita finale. Durante la salita è partito prima Dati, che poi ha accusato di enormi crampi, finché è partito Davide, a quale mi sono cacciata a ruota, e verso la fine della salita eravamo entrambi piantati, ma gli avversari ormai erano là, andavano più piano di noi. Allora ci abbiamo creduto fino all'ultimo, mi sono buttato giù in discesa a prendere le redini come gli italiani, avevo veramente moltissimo male alle gambe, ma la voglia di vincere questa Coppa di Sera per la seconda volta di fila era tanta, e all'ultimo chilometro abbiamo raggiunto gli avversari, si era staccato Martignago, che fino a prima era insieme a noi durante la salita, e allora ho deciso di dare tutto per tutto anche se avessi perso. Arrivata l'ultima curva mi sono lanciato verso la volata, nella quale ho vinto senza grandi problemi. E quindi erano queste tutte le gare che si sono corse a Borgo Valsugana nel weekend. Proseguiamo adesso con la puntata di BCTV. Andiamo a vedere i servizi delle prime due prove della Valle Brembana che si sono corse a San Pellegrino e a Sedrina. È stata la pioggia l'assoluta protagonista sabato pomeriggio a San Pellegrino, dove, sotto la regia organizzativa del pedale brembillese, è andato in scena il secondo trofeo Matteo e Giacomo Milesi, breve cronometro individuale a cui hanno preso parte 131 atleti tra esordienti e allievi. L'inaspettato acquazzone scatenatosi sulla Val Brembana in pochi minuti prima dopo il via, oltre a costringere la giuria a sospendere per mezz'ora la manifestazione, ha reso ancora più insidioso il circuito cittadino, caratterizzato da 4 curve d'angolo e altrettanti rettilinei. Un rettangolo di 2 km quindi, su cui a fare la differenza tra gli esordienti è stato il pavese Andrea D'Amato, fermando le lancette su un buon 2 minuti e 50 secondi, il portacolore della scuola ciclismo Il Branco ha sgretolato la quotata concorrenza. Alle sue spalle, staccati di 6 secondi, hanno chiuso Marco Ceriani e Andrea Montoli, entrambi della Saronni ASD. Per D'Amato si tratta della quinta vittoria stagionale, che non è stata frutto del caso, come afferma lo stesso tredicenne. È una gara dura perché ha piovuto, quindi nelle curve devi prestare attenzione e nei rettilini sono andato a tutta a spingere il più forte possibile e ho fatto questo tempo, sono vero contento. E sono allenato nello stesso chilometraggio sul rettilineo e partire da fermo, andare a tutta fino alla fine. E dire che ho fatto un bel allenamento per vincere qua. Quarto ha concluso Stefano Paradiso, primo bergamasco e quindi laureatosi campione provinciale della specialità tra i ragazzi del 2002. Giornata da ricordare anche per Lorenzo Facchi, il primo anno del Veloclub Sarnico, sfruttando la fortuna di essere partito per primo e quindi con un tracciato ancora asciutto, ha terminato la sua fatica al quinto posto assoluto, risultando il migliore dei classi del 2003 e portandosi a casa a sorpresa il titolo di miglior cronoman orobico. Per quanto non si possa parlare di sorpresa, anche tra gli allievi la prova di San Pellegrino ha incoronato un ragazzo che di certo non godeva dei favori dei pronostici. Il più veloce tra i 48 al via è stato Davide Cattaneo, della Cicloteam Nembro. Un ciclista che quest'anno era già salito sul podio di una prova simile in quel di Como, ma che sulle strade brembane ha fatto tutto alla perfezione, abbassando di 4 secondi il tempo di Enzo Yokota, che fino a quel momento sembrava inarrivabile. E con questa vittoria il ragazzo di Albino si è portato a casa due maglie, quella riservata al miglior cronoman bergamasco e quella di leader della Challenge Valle Brembana, che ha vissuto a San Pellegrino il suo primo atto. Una kermesse in più tappe che, evidentemente, è tra gli obiettivi di Cattaneo. Sì, nelle prove contro il tempo sono sempre andato abbastanza bene,
sono contento per me, perché ho fatto una buona prestazione, domani parto con la maglia da leader e sono contento anche per la mia squadra che da un po' di tempo che non vinceva e dai, speriamo di continuare bene domani. Allora, la challenge della Val Brembana la conosciamo tutti, è molto dura, è tanta salita. Tu con quali aspettative ti presenterai al via domani a Sedrina? Allora, domani spero di entrare nei 10 ancora e di prendere ancora qualche punto. Dopo cercherò di fare bene alla cronoscalata, almeno al Benza, e poi di mantenere i punti fatti adesso fino alla fine della challenge. A proposito di chi punta la maglia, da segnalare l'ottimo secondo posto di Alessio Martinelli del team Giorgi e il terzo di Enzo Iocota. Stesso tempo del piemontese per Luca Cretti, cicli per Acchi, con Nicola Plevani quinto, Marco Previtali sesto e Giovanni Pagani settimo. La sua estate era iniziata con la vittoria a Calusco d'Adda e, per chiudere la bella stagione e ributtarsi sui libri di scuola, Marco Previtali si è ripetuto in quel di Sedrina, andando a vincere il settimo trofeo Vincenzo Gotti, manifestazione per allievi organizzata dal pedale sedrinese di Giuseppe Gotti. Il portacolore del team Palazzago Poker ha anticipato al traguardo Federico Fumagalli e il campione lombardo Marcello Mazzoleni, con cui ha dato vita a uno sprint lunghissimo ed estenuante, tanto da non permettere al vincitore di esultare come avrebbe voluto. Del resto l'interminabile volata è stata solo l'ultima delle difficoltà che ha attesi i 57 corridori radunatisi al via della seconda prova della Challenge della Valle Brembana. Quasi 90 km da percorrere, caratterizzato da 4 passaggi sugli strappi di Ubiale e Clanezzo, dalla salita del Berbenno a 20 km dal traguardo e, dulcis in fundo, dallo strappo di 200 metri dalla località Cassettone, ultima erta prima dell'arrivo. Inoltre, il fatto che il gruppo non fosse numerosissimo ha trasformato la gara in un tutti contro tutti. Dopo le prime scaramucce sui sali scendi di Clanezzo, dal plotone sono evasi Davide Baroni, Sissio Team e Nicola Bordoli, del team Giorgi. Generoso soprattutto l'atleta veneto, il cui sforzo, tuttavia, non è bastato a impedire il ritorno al gruppo. A 25 km dalla conclusione, infatti, sui due battistrada è rientrato il vincitore di San Pellegrino, Davide Cattaneo. Ma pochi chilometri più tardi, anche ciò che rimaneva del plotone ha ritrovato le ruote dei fuggitivi. Stupendo molti per la sua freschezza, sull'ascesa del Berbenio è stato il primo anno Alessio Martinelli a fare la voce grossa, portandosi dietro Federico Fumagalli. Tanti gli scatti del portacolore del team Giorgi, che tuttavia non è riuscito a scrollarsi di ruote il rivale e a costruire un vantaggio sufficiente per iniziare da solo la picchiata su Sedrina. Così, proprio lungo la discesa, sul tandem di testa si sono riportati Previtali, Mazzoleni e Alessandro Prato, del Val Camonica, che si sono giocati la vittoria allo sprint. Quando sembrava che Fumagalli potesse farcela, ecco che dalla sua ruota è uscito Previtali, che ha regalato alla sua squadra la seconda vittoria stagionale. Oggi il percorso era molto selettivo, fino all'arrivo ho dovuto, tra virgolette, sudarmela, perché ho superato quello in testa gli ultimi 20 metri e ho dato proprio il massimo che potevo. Non ci credo ancora di aver vinto, perché ero veramente a tutta e sono contento. Ma diciamo che sul Berbenno c'è stata la selezione, ma la discesa è stata cruciale per prendere il largo noi quintetto davanti. Tu l'anno scorso sei stato uno dei migliori primi anno, quest'anno sono mancato un po' le vittorie ma ti sei confermato sempre lì davanti, però tracciamo un bilancio di questa tua seconda stagione da allievo. Sì, questa mia seconda stagione da allievo non è andata proprio come pensavo da inizio anno. L'anno scorso sono andato bene, quest'anno pensavo di fare meglio, però vabbè, non mi lamento, ho vinto due corse, numerosi piazzamenti, alle corse importanti sono sempre stato davanti e va bene così, dai. Terzo il campione lombardo Marcello Mazzoleni, con Alessandro Prato quarto e Alessio Martinelli quinto. Classifica alla mano, potrebbero essere proprio Previtali e Martinelli a giocarsi la maglia di leader della Challenge della Valle Brembana, il cui terzo atto si terrà sabato con la cronoscalata da Almenno ad Albenza. La Coppa d'Oro di cui state vedendo alle mie spalle il foglio firma è uno degli appuntamenti più importanti di fine stagione, ma non è l'unico, perché a fine settembre in cima al Ghisallo arriveranno ben 5 gare riservate a quasi tutte le categorie del ciclismo giovanile. È una quindi delle gare più importanti in Italia, per importanza forse pari anche alla Coppa d'Oro. Andiamo quindi a vedere la presentazione. Bene.
Il maestoso ed elegante scenario di Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, con i suoi splendidi giardini, ha fatto da magnifico scenario alla presentazione ufficiale della 54esima giornata nazionale della bicicletta del Ghisallo, una manifestazione entrata ormai nella storia del ciclismo giovanile italiano che si svolgerà il prossimo 25 settembre. 5 diverse gare, 5 società organizzatrici, 5 percorsi, ma un unico grande traguardo, quello del Ghisallo. Un traguardo che è storia, che è mito del ciclismo, che nutre sogni e ambizioni di giovani e meno giovani amanti delle due ruote. Una manifestazione unica nel suo genere, per questo motivo speciale e ambita. E a parlare, per ciascuna delle competizioni, è l'Albo d'Oro che negli anni ha sempre incoronato atleti ed atlete di grande valore. In gara ci saranno esordienti maschi per 41 km con partenza da Lambrugo, donne esordienti ed allieve insieme con 42 km da percorrere e partenza da Cesano Maderno, allievi maschi con 69 km e partenza da Albese con Cassano, le donne junior con 64 km e partenza da Monza e gli juniores maschi con 107 km con partenza da Olgiate Molgora. Quasi tutti giungeranno al Ghisallo salendo dal versante di Asso e Canzo, solo gli juniores da quello di Bellaggio, il più impegnativo. La 54esima giornata nazionale della bicicletta del Ghisallo è promossa da un comitato interassociativo composto da 5 società lombarde, ciascuna delle quali ha spiegato i dettagli dei percorsi. Il GS Madonna del Ghisallo del presidente Domenico Macri, che è anche il presidente del comitato organizzatore, durante il suo intervento ha sottolineato il grande impegno organizzativo necessario per mettere in piedi una manifestazione di questa portata, ringraziando quindi tutte le società e le persone impegnate, e ha ricordato anche la valenza spirituale di questo evento legato alla Madonna protettrice dei ciclisti. L'SC Cesano Maderno, presieduta da Giuseppe Fontana, che si avvale della collaborazione di Pier Enrico Camisasca, il GSC Lambrugo con Alberto Gerosa, il pedale monzese presieduto da Federico Gerosa e la polisportiva Aurora Brian Val con Marino Sesana, tutti presenti alla serata di presentazione. Tra gli ospiti intervenuti in rappresentanza della Federciclismo c'erano il consigliere regionale lombardo Fabio Perego e Ruggero Cazzaniga, presidente della struttura tecnica nazionale, poi Gian Piero Bocca, assessore alle politiche giovanili, comunicazione ed eventi del comune di Cesano Maderno, Alberto Gaffuri, sindaco di Albese con Cassano, Giovanni Bernocco, sindaco di Olgiate Molgora, e particolarmente toccante è stato l'intervento di Mino Bruno, il figlio di Guido Bruno, storica famiglia legata alla tradizione ultracentenaria e gloriosa dell'Unione Ciclistica Comense e alla giornata del Ghisallo, di cui il padre fu iniziatore insieme a Don Ermelindo Viganò, il primo rettore del santuario. Un altro momento toccante della serata è stato quello del ricordo di chi non c'è più, in particolare di un amico e di una figura centrale della giornata del Ghisallo, quella del giornalista canturino Giulio Mauri, scomparso all'inizio di quest'anno e al quale è stato intitolato un particolare memorial che la moglie Lidia consegnerà a quella che sarà la società venuta più da lontano. Il prossimo 25 settembre sarà quindi una grande festa del ciclismo giovanile italiano. Circa 800 tra ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte d'Italia si sfideranno con nel cuore e nella testa un sogno: vincere sul mitico traguardo del Ghisallo. E noi di BCTV saremo in pista per raccontarvela e regalarvi queste emozioni. E questo era l'ultimo servizio di questa puntata di BCTV registrata da Borgo Valsugana. Quindi un saluto da parte mia di Davide Tibaldi, un saluto anche da Valerio Villa che era qui con me durante questi due giorni di ciclismo. Un saluto anche a tutti gli altri nostri colleghi, da Giorgio Torre a Fabiano Ghilardi e Roberto Amaglio. L'appuntamento è per la prossima settimana con la prossima puntata di BCTV.